È uscito con tutte le caratteristiche dell'evento straordinario, Piccole immagini di raso bianco, il romanzo che segna l'esordio del direttore Manuela Petescia nel mondo della narrativa, con il marchio di una casa editrice prestigiosa come Rubbettino. Un libro, se ne può stare certi, che non passerà sotto silenzio. A cominciare dai contenuti inquietanti, a tratti scabrosi, ma sempre affrontati, come si legge nella quarta di copertina, senza pudori e reticenze, anche quando si tratta di mettere in discussione le istituzioni sociali a prima vista più rassicuranti, il matrimonio, la famiglia, la professione o sentimenti considerati sacri come l'amore, l'amicizia, la maternità. E senza timore di calarsi nelle profondità della psiche umana per esplorarne i traumi e le paure, le perversioni più intime e segrete, sviscerate con la lucidità e la chiarezza dello stile, del linguaggio e con la trama avvincente e i ritmi narrativi di una vera scrittrice, capace di controllare con estrema padronanza la struttura complessa del romanzo, l'alternarsi vorticoso dei piani e dei registri narrativi, le ombre terribili del passato che si proiettano su un presente torbido, nevrotico e sensuale. Romanzo intimo, per come narra in prima persona la vicenda del protagonista, uno psichiatra affermato che salta un confine e imbocca una strada senza via d'uscita. Dalli, dalli, piccina. Sembra una bambolina. Guarda, guarda le tele lassù e la bimba non piange più. Ho infranto le regole, ho saltato il confine, ho violato il limite e non riesco a tornare indietro. E quanto più forte e carismatica emerge la figura del protagonista, tanto più tragica appare la sua storia, come una discesa verso gli inferi, moderna favola di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, senza una netta separazione tra il bene e il male. L'amore diventa furia, desiderio cieco, ossessione. La seduzione sconfina nel ricatto e sfuma in una sottile rete di attese e di scambi, dove non c'è più traccia di innocenza o di sentimenti puri. Romanzo dunque introspettivo e profondo, che scava con i metodi severi della psicanalisi negli angoli più remoti dell'anima, ma allo stesso tempo romanzo sociale, perché mette a nudo, senza pietà, le debolezze di una società rappresentata in tutte le sue finzioni, le sue meschinità morali, le sue ipocrite convenzioni. Ma la visione d'insieme, che può sembrare a prima vista cinica e disincantata, svela alla fine la partecipazione accorata a un'umanità sola e sofferente, una galleria di personaggi che si compongono e si sgretolano in piccole immagini di raso bianco.